più che positivo, lo dimostra tutta la folla di gente che ci ha seguito ieri sera ed oggi. Ovviamente la gara è stata una gara spettacolare, tirata fino all'ultimo anello tra le varie contrade. Abbiamo visto le contrade nuove, tra cui il San Giovanni che è arrivata seconda, quindi si sono allenate e ci hanno messo del loro impegno tanto. Per la sfilata delle dame e del gonfalone che si avvicinano al palco della giuria e che ci contorneranno di fascino e bellezza fino al termine della gara. E ricordiamo per loro un premio che mi dicono già deciso dalla giuria, già in busta chiusa, che verrà aperta solo dopo l'ottava batteria, quindi hanno 10 cavalli con Larry Daniele a seguire, Angelino Umberto, Federico Fattori, Gianluca Fattori, Andrea Fattori, anche qui. Parte il picco Orfeo per San Pancrazio, sembra abbastanza trattenuto, quindi avremo un tempo medio. L'applauso può applaudire il pubblico, può applaudire anche ad ogni passaggio. Bravo. Ancora i corsi Claudio con me. Anello verde. Allora, ha vinto la contrada di Santa Maria in Castello, secondo la contrada nuova di San Giovanni, terzo la contrada di Sant'Antonio. Ovviamente gli altri a seguire non me li ricordo, perdonatemi, ma sono 10 le contrade e bastano i primi 3 posti. Per loro è l'ottima riuscita della manifestazione. L'applauso tutti insieme per la contrada vincitrice, per Santa Maria in Castello, che brinderà e festeggerà questa sera la vittoria. Siamo fuori dalla chiesa di Santa Maria in Castello con la contrada di Santa Maria in Castello che ha appena vinto il Palio delle Contrade edizione 2016. Le sensazioni? Ma una sensazione bellissima, da tanti anni che Santa Maria in Castello mancava questo palio. E insieme alla mia squadra siamo riusciti in questo intento, quindi la gioia è grande. Ve l'aspettavate? No, però quando un pizzico di fortuna insieme alla bravura si unisce non si può affermare nessuno. Tanti complimenti. Grazie, a tutti. Grazie. Quanti. Miglior cavaliere individuale David Fiorucci della contrada San Giovanni, miglior dama Valentina Marci contrada San Giovanni, miglior abbellimento Santa Maria dell'Olivo. Siamo con il cavaliere che ha vinto il premio individuale come miglior cavaliere di questa giostra delle contrade 2016 e naturalmente col cavallo che l'ha accompagnato in questa impresa. Allora David, ce lo presenti? Lei è Primula Nera, è una femmina maremmana iscritta al libro genealogico di 13 anni e il merito è tutto suo, perché è stata eccezionale. È stata una bella giornata per voi, contrada di San Giovanni al debutto, più la soddisfazione per i premi vinti o magari un po' di rammarico per la vittoria che è sfuggita proprio per pochi punti? Il rammarico ci sta perché purtroppo il nostro cavaliere è caduto, ma è una giostra con dei cavalli, il tracciato impegnativo e può succedere, l'importante è non farsi male. Poi logicamente un pochino di rammarico c'è sempre, perché essere ritornati quest'anno dopo tanti anni e con tanti sacrifici, avere messo nuovamente in piedi la contrada di San Giovanni, una contrada storica, siamo riusciti a prendere il premio miglior cavaliere, come miglior dama, essere riusciti magari a vincere anche il palio sarebbe stata una cosa eccezionale. Valentina Marci, la dama di San Giovanni, ha appena vinto il premio come miglior dama. Innanzitutto vediamo il vestito. Dici un po' le sensazioni. È stato inaspettato, non me lo sarei mai aspettato, sono stata felicissima e ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno votato, insomma. Senti David, c'è una dedica per questo premio individuale? Sì, a tutta la mia famiglia e a Sergio Benedetti. Grazie. E niente, una tarquinia che finalmente rivive e si ripopola, come vedete, dalla piazza, con gli sbandieratori di Montefalco che ancora ci accompagnano, e noi continueremo il nostro duro lavoro per migliorarci sempre di più l'anno prossimo e vi aspettiamo alla giostra delle contrade. Grazie.